Ciao ragazze, oggi voglio mostrarvi come ho deciso di riorganizzare o meglio di sistemare l'armadio per il cambio stagione. Ho fatto questo lavoro circa un mesetto fa e ho ripreso qualcosina su Instagram Stories e siete state in tantissime a richiedermi questo video. Vado abbastanza veloce perché comunque l'armadio è sempre lo stesso, è di IKEA, vi lascio qua sotto nell'info box il modello. Se avete visto i miei video precedenti di questa tipologia sicuramente conoscete a memoria il mio armadio, quindi vado un pochettino più veloce. Parto dall'armadio a vista, che è sicuramente il mio angolo preferito proprio perché si vede tutto quello che c'è all'interno. Come sempre vado ad appendere i vestiti in base alla tonalità di colore, quindi parto dal colore più chiaro, dal bianco, e andando via via fino al colore più scuro. Questo lavoro, questa organizzazione, diciamo, la faccio anche in inverno, però in estate lo preferisco proprio perché ho i vestiti molto più colorati, dei colori pastello, quindi rispetto all'inverno che sono cose principalmente più scure, in estate invece lo trovo ancora più bello proprio perché è colorato. Sono andata a mettere qualche magliettina bianca, una tutina bianca, dei vestitini gialli, un vestitino rosa che adoro di Zara, dei toppettini leggeri e poi in fondo sono andata a mettere tutte le mie giacchettine e i chiodi in pelle. Ho messo sia quelli colorati che quelli neri, in realtà adesso non li sto utilizzando perché fa caldissimo, però visto che sono molto ingombranti e comunque tipo l'azzurro, il chiodo azzurro e quello rosa stanno molto bene con il resto dei vestiti, li ho messi a vista. Sul ripiano in vetro sono andata a mettere soltanto queste due borse, questa è la Michael Kors e questa invece è la Speedy di Louis Vuitton. Solitamente ammetto che su questo ripiano c'è un po' di casino perché vado ad appoggiare magari dei vestiti che ho utilizzato durante la giornata e non sempre è ordinato come in questo caso. Però vabbè, tralasciamo questa cosa. Nel ripiano scorrevole, bene o male, non sono andata a cambiare più di tanto. Come sempre ci sono le collane gioiello, degli occhiali da sole, le scatoline di Tiffany, alcune scatole con l'intero dei gioielli che utilizzo molto meno. L'unica cosa che sono andata a cambiare è che ho messo le fasce per i capelli al posto delle fasce invernali. Quindi ho tolto le fasce invernali e ho messo le fasce per i capelli che utilizzo spesso quando sono in piscina, quando devo prendere il sole. Effettivamente in questo ripiano ho sempre lasciato i gioielli, non so perché, ma non ho mai cambiato posto. Fatemi sapere se avete qualche idea cosa posso mettere su questo ripiano, magari andando anche a togliere i dividori, perché comunque non sono fissi, si possono togliere, come sfruttare magari diversamente questa parte scorrevole, questo ripiano scorrevole, perché sì, ho sempre i gioielli, però mi piacerebbe cambiare. Anche nel cassetto sotto, bene o male, ho lasciato le stesse cose, ovvero in questi divisori che sono sempre di IKEA, con cui mi ci trovo veramente benissimo perché sono quasi sempre perfetti per riempire un cassetto di IKEA, anzi sono praticamente fatti apposta. In questo primo, in questa prima cesta, in questo primo divisorio ho tutti i reggiseni e anche le calze maglia, sì che effettivamente adesso non utilizzo, però vabbè, li lascio sempre qui. In quest'altro divisorio invece ci sono le calze un po' più particolari, tipo questa con il fiocchetto di Calzedonia, ci sono delle canottiere di Tezenis e poi anche le calze, quelle più pesanti che però ho lasciato sotto. Poi qua davanti ho messo tutti i pigiamini che utilizzo in estate, specialmente adoro le tutine, mi piacciono un sacco, le tutine morbide, leggere, comode per dormire in estate. Queste due sono ad esempio di Forever 21, me lo chiedete molto spesso, anche questi pantaloncini con i pois leggermente trasparenti sono sempre di Forever 21. In sostanza sono andata semplicemente a togliere tutti i pigiami invernali che erano sempre qui e ho messo quelli estivi. Poi ci sono anche i pigiamini di Primark che adoro, che mi piacciono molto, ormai lo sapete, e poi anche qualche pantaloncino, qualche magliettina casalinga da utilizzare quando sono qui tranquilla a casa. In questo angolino invece le cose non sono cambiate, ci sono sempre i divisori di IKEA leggermente più piccoli, questi sono stretti e lunghi, questi invece sono quadrati. Qua ho tutte le mie calze nere, qua alcuni reggiseni, qua gli slip e qua le calze maglie che ovviamente adesso non sto utilizzando. E qua ho altri leggings lunghi, però a differenza degli altri, quindi li ho lasciati qua, dei pantaloncini, dei leggings lunghi che utilizzo sempre per stare in casa, ma che adesso vabbè, ovviamente non metto, ma non sapevo dove mettere, quindi li ho lasciati qui. Sotto in questo ripiano, che è diviso in tanti piccoli scomparti, solitamente metto le scarpe, anche se in realtà so che non è molto igienico, alcune volte me lo dite, lo so ragazze, però effettivamente non vado a mettere le scarpe sopra i vestiti, quindi comunque sono sempre divise, anche se ho intenzione di prendere una scarpiera perché ho tantissime scarpe e tutte qua non ci stanno. Comunque nella prima parte, nei primi tre scomparti, ho messo due borse, queste sono di Stella McCartney, sono comode e perfette per questi ripiani proprio perché si piegano, a differenza di quelle sopra che vi ho fatto vedere che invece non ci sarebbero mai all'interno di questi piccoli spazi. E poi in mezzo ho messo un paio di infradito.
Io adoro le infradito in estate, le uso tantissimo. Subito sotto invece ci sono dei sandaletti, ma in realtà ce ne sono altri dietro quei sandaletti, perché comunque il ripiano è molto lungo. Poi ci sono un paio di scarpe da ginnastica, questa della Puma che adesso non sto utilizzando perché fa molto caldo, e le All Star. Ho ancora altri sandaletti, ne ho veramente tantissimi, ma sono è un tipo di scarpa che mi piace tantissimo indossare in estate. Preferisco i sandaletti e i tacchi di gran lunga. E poi sotto ho messo le mie amatissime ciabatte di H&M che ho preso recentemente, quelle tutte argentate, quelle con il pelo rosa, e poi le altre due scarpe basse chiuse davanti, che sono bellissime, quelle tutte glitterate ad esempio sono di Zara. Nell'armadio invece colliante, come potete notare, è molto meno ordinato. Ho sempre messo i vestiti in base alla tonalità di colore, quindi partendo dal bianco fino ad arrivare al nero, che come potete notare è tantissimo, ma per lavoro devo indossare vestiti neri, quindi ho veramente tanti capi neri. Comunque, come potete notare, anche le grucce non sono tutte uguali, a differenza dell'armadio vista dove ho messo soltanto grucce bianche di Ikea. Qua ho fatto un po' a caso con quello che avevo, e comunque insomma è abbastanza ordinato. Ho messo un po' di magliettine, un po' di vestitini, di camicette, di tutine, insomma tutte quelle cose che piegate rischiano soltanto di stropicciarsi, quindi le ho appese. In questo ripiano, subito sotto il bastone, ho messo tutti questi vestiti. Nell'angolino a sinistra ci sono dei vestiti che appesi non ci stavano più perché avevo finito le grucce, quindi li ho piegati e li ho messi su questo ripiano. In fondo, dove vedete il vestito nero, che in realtà è un body con tutti i glitter, lì sotto ci sono tutti i body, sono quasi tutti neri. Poi davanti ho altri body e altri vestitini che si possono tranquillamente piegare perché non si stropicciano. Il primo è un body che adoro tantissimo di Bershka. E poi sul lato destro ho sempre un po' di magliettine, ho tenuto una felpa, giusto che perché se dovesse fare un pochettino freddo almeno ce l'ho portata di mano e non è tutto negli scatoloni giù in cantina. E poi ho messo in questo scomparto, sempre di Ikea, identico a quello che vi ho fatto vedere prima nei cassetti, ho messo tutti i costumi, li ho piegati per bene, li ho abbinati tutti pezzo sopra con pezzo sotto, i vari completi, e li ho inseriti tutti all'interno di questo scomparto. E devo dire che è una soluzione che non mi dispiace affatto, perché sono tutti lì, quando devo prendere un costume so che li trovo tutti lì, mentre invece a volte erano un po' sparsi nell'armadio. In questo ripiano scorrevole sono andata a togliere i divisori e ho utilizzato semplicemente come ripiano, come base, dove sono andata a mettere tutti i vestiti lunghi, vestiti, tutine lunghe, e poi ho messo anche i costumi interi. In questo cassetto invece sono andata a mettere tutti i jeans e gli shorts che ho, quindi vi prego, se vedete in un video haul un paio di jeans lunghi nuovi, fermatemi, ditemi: Giada, basta, non comprare più jeans lunghi, perché ne ho veramente tantissimi. Qua ho impilato tutti i jeans skinny, quelli più stretti, mentre invece da questo lato ho messo tutti i jeans un po' più morbidi, stile boyfriend. Mentre invece di qua ho messo tutti gli shorts in jeans, non ne ho tantissimi, e in realtà ne vorrei acquistare un po' a vita alta, perché questi praticamente sono tutti a vita bassa, e mi piacerebbe avere dei jeans a vita alta, degli shorts a vita alta da abbinare con i body o le magliettine, i crop top. Mentre invece di qua ho tutti i pantaloncini non di jeans, quindi questi in simil pizzo di Zara, questi morbidi di Forever 21, questi con il pizzo sempre di Zara, un altro paio morbidi di Bershka, insomma tutti i pantaloncini non in jeans. In quest'altro cassetto invece ho messo ovviamente tutti i pezzi di sopra, tutte le magliettine, era l'ultima cosa che mancava. Qua ci sono delle gonnelline che utilizzo anche in estate, quindi le ho messe in questo cassetto perché non sapevo dove altro metterle. Poi ci sono delle magliettine a maniche corte. Qua sotto tutti i crop top, che sono quasi tutti di Bershka, quasi tutti. Poi qua ho delle magliettine con le spalle scoperte, dei toppettini, qua di diversi brand, specialmente Zara, H&M e Bershka, se solitamente sono i negozi dove acquisto più spesso. Qua ci sono altri crop top, c'è questo gilet, diciamo, tutto traforato di Bershka, perfetto questo da utilizzare in spiaggia, altri toppettini, altri copricostumi, e poi ho messo sia qua sotto che anche qua un po' di maglioncini da utilizzare se la sera fa più freschino,
così almeno ho qualcosina di lungo a portata di mano. Questa è una cosa che vi consiglio se come me fate il cambio armadio, perché effettivamente tante volte si tolgono tutte le cose invernali, però a volte anche in estate capita una serata molto fredda o comunque dei temporali che rinfrescano, e quindi avere a portata di mano dei maglioncini, qualcosa per coprirsi specialmente le spalle e la parte sopra, è importante, quindi non dimenticatelo. Io l'anno scorso avevo tolto tutto e poi quando ho fatto freddo mi sono trovata andare a ripescare nelle ceste dove c'erano tutti i vestiti invernali. E in quest'ultimo ripiano, sempre estraibile, questa è una cesta. Prima avevo i cuscini, le cose dedicate al letto, invece adesso sono andata a mettere altre scarpe, altri sandaletti, non sono finiti qua, alcuni li ho sparsi ancora per casa perché sono veramente tantissimi, però mi piace averli ordinati non uno sopra l'altro, quindi ne ho messi soltanto alcuni. Ci sono dei sandaletti in gomma, questi di ASOS, delle ciabattine molto belle che ho preso con i saldi, queste gialle di Zara. Effettivamente i sandaletti posizionati in questo modo non vanno ad occupare tutto lo spazio disponibile, perché prima c'erano un sacco di cose dedicate alla biancheria del letto, veramente tantissimi cuscini, coprifedere, copricuscini, di tutto e di più, era pieno, strabordava. Invece adesso effettivamente vedete c'è un sacco di spazio, ancora non l'ho sfruttato proprio benissimo per quanto riguarda gli spazi, però mi piaceva molto così e alla fine ho lasciato i sandaletti tutti belli ordinati. E niente ragazze, io spero che questo video aggiornato sul mio armadio vi sia piaciuto, vi sia stato in qualche modo utile. Fatemi sapere con un bel pollice in su se volete vedere altri video di questo genere, come ad esempio come ho riorganizzato e risistemato la cassettiera, la zona dedicata ai trucchi. Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!